uno dei modi di progredire l'esecuzione del face pull è quello di aggiungere una spinta verso l'alto alla fine del movimento di tirata. Quindi valgono tutte le indicazioni preliminari per l'esecuzione del face pull. Corda il più lunga possibile e utilizzate la stessa presa che siete abituati a utilizzare nel face pull. Io preferisco la presa dove andremo ad impugnare la parte terminale di gomma della corda. Nell'esecuzione dell'esercizio stesso, quindi, valgono sempre le stesse indicazioni: spalle basse, tirare verso la parte alta della fronte, angolo di 90 gradi al gomito alla spalla e le tre articolazioni allineate, quindi non spancare indietro con il gomito, ma belli dritti. Una volta raggiunta questa posizione qui, a questo punto, tenendo le spalle basse e cercando di mantenere anche la distanza delle mani tra di loro, andremo a spingere verso l'alto, stendendo completamente i gomiti, tornando nella posizione di partenza e lasciando andare. Le cose a cui stare attenti nell'esecuzione di questa seconda parte del movimento sono il fatto di non alzare la spalla, come ho appena detto, e soprattutto di cercare di mantenere il braccio verticale, perché in questa posizione il cavo tenderà a tirare le mani in avanti, quindi è molto comune vedere un'esecuzione dove le mani si muovono così in diagonale. Invece dovremo cercare appunto di mantenere un'esecuzione verticale.